Non è possibile descrivere ciò che il buio nasconde, a meno che non lo si illumini. Esistono luoghi sulla Terra dove la luce del sole non è mai penetrata, dove il buio è assoluto e dove nessun essere umano è mai arrivato. Un mondo sconosciuto, inviolato, come se non esistesse. Questa è la speleologia, svelare ciò che non esiste, illuminarlo per poterlo descrivere e includere nella realtà. E questo sono gli speleologi, i geografi del mondo sotterraneo. Da sempre inseguo il sogno di esplorare l'ignoto, credendo che ci sia ogni volta ancora molto da scoprire e che trovare non significa mai arrivare. Ho attraversato sale, pozzi, meandri e gallerie, innamorandomi dell'acqua che li ha scavati, dei suoi giochi, dei fiumi senza stelle che bucano le montagne e degli esseri ciechi che vivono laggiù. La mia avventura è iniziata qui, al Circolo Speleologico Romano, dove aristocratici, tassisti, impiegati, artigiani, entomologi, da più di 100 anni si tramandano conoscenza e passione. Qui ho imparato a usare corde e scale. E da qui sono partito per esplorare le voragini del Soratte, gli inghiottitoi dei Carseolani, gli abissi degli Erbici, fino alle grotte tropicali del Messico. Grotta, qui la grotta, siamo alla trincea dei fantasmi. La congiunzione! Sono giusto, ragazzi! Congiunzione fatta con ramo delle foglie, trovate. 100 anni sottoterra, che nessuno aveva mai raccontato e che oggi sono stati raccolti in un libro. Oltre 500 pagine sulle donne e gli uomini che hanno vissuto questa storia, le loro scoperte e le emozioni di chi è attratto dal vuoto, da ciò che manca e che tuttavia c'è.